Amici di Planet TV, benvenuti, bentornati. Questa volta siamo tornati ancora una volta al Twiga. Questa volta ancora una volta, questa perché volta ci ancora piace. Volta perché anche questa volta, poi ancora una volta, tutte le volte. Laura Cafondi, che sono io, e Marco Vigiani, che è lei, Fabio Innocenti, chissà chi è, vabbè, comunque. Andiamo. Ho bisogno di te. Noi volevamo prendere il video, avete messo il video bellissimo fuori. C'è una montagna esagerata, perché sei 6 metri per 4 e copri no, tutto. No, è il video che è piccolo. No, ammazza. No, invece è un 50 pollici. 50 pollici, che lui. Stanno entrando gratis tutti per colpa nostra. Che te non sei a controllare. No. Non sai controllare. Esatto, ma avete no, fatto venire via, ora lo fai il tuo lavoro. Fai il tuo lavoro. No, sono tutti prenotati. Lui si chiama Alessandro Bindi. Abbiamo anche il Bonnicini. L'occhiale tattico, guardate. È finto questo occhiale, fa finta. Buonasera. Vittorio, vieni qua. Alessandro, il mio vocalist preferito, ci sono tutti. Ogni tanto di fuori, tanto di dentro, però nel senso no, mai di fuori, però è sempre impostato e carino così. Grazie. Io invece ogni tanto di fuori. Sì, giusto, perché mica si può essere sempre normali. È la voce del Twiga, soprattutto del sabato sera. Soprattutto perché poi ci sei spesso anche altre serate, no? Sì, vabbè. Però certo. Il sabato sera si fa ruba. Al fianco di, perché il DJ del sabato sera, allora, inizia la serata. Abbiamo tre DJ, abbiamo Sandro Pozzi, DJ resine del Twiga, poi abbiamo Lex Marti, un nuovo acquisto, che fra l'altro l'ascolterete prossimamente anche in una produzione che ha fatto musicale molto carina. E poi abbiamo Stefano Seppia, che fa la parte finale. E quindi è perfetto per il mare. Il mare, guarda, il mare, Sicilia. Seppia, poi c'è la poi c'è la cozza, c'è tutti la cozza, sono per Malone. Non sei la Laura. Sei il mio polpo, no, nemmeno polpo. L'hai dichiarato, se sono il tuo polpo tutta la sera poi. Ok, va bene, io la cozza, giustamente. Il suo avvocato, l'ho chiamato, sta arrivando. Però adesso non parlare. No, più che altro mi arriva l'avvocato di Seppia, che è un grande DJ, e quindi mi dispiace, lo salutiamo. Sì, si è parlato della Seppia, perché basta, è un grande DJ, e quindi... Qui hai una bella lista di invitati che... No, questa è la lista tavoli. Anche bravo, stasera tutto esaurito. E lui va a dire Twiga tutto nudo e arriva a 1000 persone. È sempre così. Va bene. Quindi, ragazzi, là si può inquadrare con la camera. Sono venute per lui. Sono venute per lui. Ok. Ho capito. Bene. Un fiocchino rosa. Sì, perché sabato scorso ho fatto uno spogliarello privé e quindi hanno detto ritorniamo. C'è la voce, vieni, vengo. E quindi Twiga chiederà. Va bene. Continuiamo, entriamo dentro. Twiga! Forte Marmi, Marina di Pietrasanta, qui insomma è la Versilia. Guardarmi intorno, se notte, se giorno, deciderlo senza di te. Non succederà più, almeno per me, di amare chi troppo vola. Non succederà più, se averti vuol dire. Amici, questa è solo l'accoglienza. Se entra nel Twiga, l'accoglienza. Per cominciare c'è questa 7 metri 80 di altezza. 7 metri e 70. 7 metri e 70 d'altezza, sì, è vero? Sì. Questa è solo l'accoglienza. Come l'accogliete? Cioè, se arriva un bell'uomo, come l'accogliete? Con un buonasera enorme. Così, con il sorriso, così. A 32 denti. Classico buonasera. Ma qui è vero, ci sono solo bei uomini qua dentro. Bei uomini, belle donne, bellissime donne. Allora, l'accoglienza c'è? Sì, al Twiga l'accoglienza c'è. Ma te sei? C'è. Giulia. Io lo sapevo che ti chiami Giulia, ma per sentire la tua voce. Poi? Lucia, e anche stasera è stata particolare, no? Eh sì, serata è sabato sera, al Twiga c'è il mondo! Tutta la Versilia! Il mondo! Io qui l'antevista, cioè, non ci arrivo, non parla così. Mi abbasso io. È altissima! Va bene. E allora noi cominciamo, questa è solo la cosa, andiamo avanti e vediamo quello che succede. Sicuramente una splendida serata, ma ci sono anche altre ragazze belle come voi a giro qui. Ce ne sono tantissime. Sempre con la cartellina in mano? Anche senza. Ma che c'è qua? È scritto tutto... tutto ai nomi. Parole magiche. Le cose magiche, vabbè. Andiamo. E io mi addormento senza te, eppure lo sai, che ho tanto bisogno d'amore, ma non succederà più, che dico di sé, vuoi farti contento e penso
bella, ciao. Poi dimmi con calma quante crisi hai, se tu ti sei tolto la pelliccia oppure te la tieni e sei felice. Voglio conoscere più cose di te, le più recondite, prima di darti la mia verginità voglio la vera. Non potevi scegliere posto migliore per festeggiare il tuo compleanno? A provare, ci sono cresciuto io. Ci sei cresciuto qui? Sono cresciuto, quindi, 42 anni, basta, mi vergogno. Tanti... Mi riesce questo lampione? Fatto di una cagna e per giunta con la rugna, ehi. Ti pare. No, non salutiamo ciao. Nessuno. No, saluto, no. Dico, ciao. Mi dai l'appuntamento, mi dai il numero di telefono. Dai, il numero di telefono, dai. Lui fa così, viene qua al Twitter e fa così con tutte, ve lo dico. No, ecco, che se lui è brutta, perché poi ti guardano, ci credono, no? Non è vero, numero uno, saluta. Arrivederci. L'amore in fondo non è poi che un baratto, dai troviamo il riscatto. Ti puoi anche privare, dai facciamola fare. Se... Buonasera. Buonasera, siamo con Gabriele di Livorno. Sì. Mi sono appena licenziato. E sono venuto qui... a festeggiare, certo. Antica, perché cambiamo vita e quindi non c'è meglio. Change life. E cosa facevi? Facevo il cameriere e ora sono nei vigili del fuoco. E quindi proprio ho cambiato completamente vita. Ma questo capello a forza di portare il caschino del vigile del fuoco? Brava. È bellissimo, ha degli occhi stupendi, sono tutti più belli di lui, qua al Twiga, però c'è anche lui. Ora fai il bravo, che ora parte la serata, abbiamo finito la cena, hai cenato molto bene, certo, vero? Veramente molto bene, si mangia molto bene al Twiga. Sei single? Certo, non mi vuole nessuno, quindi... Vabbè, te cerca. Si spera in stasera. Biondo amora. È indifferente. Basta respirino, va bene. Finisco le more però. Qual è Twiga? C'è sicuramente l'imbarazzo della scelta. Allora andiamo, iniziamo la serata. Buona serata! Anche a te, Twiga. Grazie. Cosa preferita? Ah, l'hai visto? È tornato Fabio degli Innocenti? Sì, l'ho visto, purtroppo abbiamo questa sfortuna qua. Il nostro regista, lo salutiamo. Quindi loro ci sono qua, sì, come sempre, iniziare la serata. Twiga! Twiga! Cosa ti stava raccontando il nostro cameraman, il nostro che regista? Che è single, che non crede nell'amore. Fabio Innocenti è single, non crede nell'amore. E non lo so, poi cosa che sa? Ah, che è 7.30. Però che come... E invece te, che sei una diavoletta. No, che, come porti credi le cose? Nell'amore. Credo nell'amore, sono sposata e ho un bambino di 5 mesi a casa con la nonna. Però, come porti però le si viene al Twiga! Corna lei, non le porta nessuno. È vero. Come porta le corna lei? Sposata con mamma. Anche te porti le corna bene. Che diavolite. E lei invece in bocca al lupo. A noi abbiamo per l'occasione, visto che qui è Nadia annubilato, abbiamo lo spogliarellista. Abbiamo portato qui i 100 scelle, perché tra un po' li arrestano sulle celle. Avete 100 scelle? Sì, che tra un po' li arrestano loro tre. Dicevano dovete scegliere chi volete per dopo. 100 cessi siamo, 100 cessi. 100 cessi. 100, 100, 100. Allora comincio a levare la giacca intanto.
siamo noi di Monza, addirittura da tutta Italia al Twiga. Quindi ti sposi? Ho un'altra addio al nubilato, allora, tanti addio. Allora noi ti abbiamo preparato la festa, abbiamo i 100 cessi qua, va bene? Comunque lui Marco, no, mi hanno detto, lui è un successone, successone. Twiga, scusaci. Grazie Twiga. Potete assaggiare delle buonissime pizze al Twiga tutta la sera, tutta la notte, vero? Fino a chiusura, pizza tutta la sera. Certo. Ritira le pizze a tutti, fino alle 4 di mattina, solo al Twiga. Thank you.